Vedi lo stesso piano? Serve uno strumento. Questo è lo strumento che vi permette di innalzarvi e di portarvi allo stesso piano con le vostre armi. Può essere? Vai avanti. Favole, una volta che io riesco a comunicare con loro, giusto? Adesso sì, posso farle comunicare con gli altri. Io ho fatto questo esperimento con Daniela proprio ieri, perché non potevo venire qua e non fare un esperimento pratico sulle armi. Lei è stata la cavia. Dai. Per fortuna sei ancora viva. Però ha preso in mano le api che non aveva mai preso in mano, senza nessuna protezione. Abbiamo fatto un corso accelerato, mi ha fatto tempo. Abbiamo rischiato molto, però mi aveva detto che l'ospedale era vicino a... Ecco, questo mi ha tranquillizzato e abbiamo fatto il corso accelerato. Andiamo avanti, dai. Allora io mi sono letto l'introduzione della vostra qua presentazione ed è eccezionale questa introduzione. La leggiamo velocemente: l'agricoltura urbana è un movimento culturale fondato su un'idea positiva di libertà e sul rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Porca miseria, si trovano con i miei bei principi qua. Oh, cosa hai fatto qua? Chi ha scritto sta roba? Questa è la carta del manifesto della rete. Chi l'ha scritta? Lui. Ah, un po' tutti. Sei tu, no, il potevole. Ma c'è anche Paolo. C'è anche Paolo. Promuove e difende chi valorizza le api mellifere, chi valorizza le api mellifere. E quelle selvatiche, porca miseria, sono regolari allora. Anche voi siete voi dentro. Nei centri urbani, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente. Promuove il rispetto dei cicli biologici, la biodiversità, lui ha fatto tutte le poesie del suo mondo, il valore delle differenze attraverso il piacere della scoperta, tutto quello che si verifica quando io faccio attività di fattoria didattica, della conoscenza, dell'esperienza e dell'educazione, offre uno sbocco creativo chi è limitato ad una disabilità, e qua ho sottolineato chi è carcerato e a chi è in cerca di riscatto, perché si trova perfettamente. Vai avanti. Una mia esperienza: io sono stato carcerato per 3 mesi su una bellissima stanza di isolamento con delle macchinette applicate sotto chemioterapia. Il primo periodo qua stavo facendo già il trapianto di midollo osseo, e immaginate cosa ho vissuto io per tutto questo periodo, isolato dentro una stanza, a chemioterapia, antibiotici e sulfamidici e cortisone, perché non potessi vivere, e continuamente sangue, perché il mio sangue non reggeva più. Quindi immaginate cosa significa vivere una leucemia acuta. Per fortuna sono qua che adesso ve lo racconto. Sono 2 mesi che sono trapiantato, sono passati 2 anni, scusate, da questo momento, e il mio desiderio per sopravvivere era questo: che al di fuori di questa finestra ci fossero, ne abbiamo parlato tante volte, lui mi telefonava quasi ogni settimana, di queste arniette che potevo, sono le mie arniette di fecondazione che uso, che potevo così volare con le api all'esterno di questa finestra, all'esterno di questo carcere. Andiamo avanti. Questo è stato il mio compagno di combattimento, che per primo ha cominciato a dirmi che cos'è l'apiterapy. Si chiamava Dino Caramella, si chiamava, che ha combattuto prima di me la leucemia, e lui mi scriveva questo, mi mandava rilassante ed ipnotico, come guardare un quadro, i profumi, i suoni,
e le vibrazioni che escono dall'aria mi fanno riemergere i ricordi dei primi anni di apicoltura, quando il bello era avere le api e non la quantità di miele prodotta. Parole sue, un email che mi è arrivata con la foto. Io penso che questo sia un esempio di api pet therapy eccezionale. Lui stava vivendo una leucemia importante, ha fatto il trapianto, autotrapianto di midollo osseo, e nella seconda fase purtroppo non ce l'ha fatta, sono uscite complicazioni. 10 anni meno di me, 2 figli, giovani, e non di qua, andiamo avanti. Chiaramente passando questa esperienza io mi sono molto avvicinato alle api e forse le ho raggiunte sul livello, forse, non so, sono sotto ancora. Mi sono sicuramente innalzato alla sensibilità di capire, perché ho avuto il tempo di pensare a tutti gli errori che ho fatto, 40 anni che avevo api. Tante mea culpa, a pensare a tutti. Tanto è vero che ho scritto un libro che ho ancora da pubblicare. E ho pensato che il latte ci dona la vita come il mio donatore, la mia donatrice, una su 100.000 può essere compatibile con noi, mi ha ridato la vita. Pensate il parallelo che ho fatto. Allora, ai giovani apicoltori che facciamo i corsi, dico, anche voi tipicizzate il vostro DNA, che nel Banco Mondiale dei donatori dell'ADMO, donatori di midollo osseo, si possa trovare la corrispondenza per chi ha bisogno. Può essere che uno faccia questa tipicizzazione, diciamo, no? E che non venga neanche mai chiamato perché non ha il suo gemello che ha bisogno. Andiamo avanti. Questo è un libro che ho scritto. Vedete che siamo anche qua sul momento della copertina, molto comunicativo con le api. È uno sciame che è arrivato al volo e che mia moglie si è presa con un favo, l'ha fatto scendere. Cosa hai sentito in questo momento di te? Guarda, matti non averla tutta, la maschera o tutto il resto, ma non c'è un'ape che punge, neanche se la batti col martello, perché va in cerca solo dell'odore della regina, e quel ronzio è un canto particolare, è una concentrazione che noi neanche ci sogniamo. Cosa hai provato in quel momento? Grande. E chiaramente non schiacciarsi la roba. Andiamo avanti. Se succede, sempre bene. Guardate, questi sono i capitoli del mio libro che stavo per completare. Il mio primo maestro, l'appassionato apicoltore curioso e creativo. L'apicoltore curioso e creativo, che è, penso, proprio quello anche dell'apicoltura urbana. Lo vedo un po' più curioso e creativo. Romani, cosa dite? Avete questa malattia di essere curiosi e creativi? Abbastanza. Curare questa malattia? Abbastanza. Proteggere e allevare le api per difendere l'ambiente tutelando la nostra salute. Hai visto che i principi si collegano? I 4 elementi fondamentali che costituiscono l'alveare, cioè il superorganismo, come li dobbiamo conoscere e vivere? Sono 4. Prego, quali sono i 4? Beh, lo scheletro, la cera, insomma. È per primo, bravissimo. L'esoscheletro. E dopo, diciamo, gli altri 3 chi sono? Elementi del superorganismo. Elementi del superorganismo, compresi le api stesse, certo. Intendo dire. Quindi, sì, sì, sì. Operaia, certo, drone, fuco e sì. I testi dovrebbero avere questa introduzione, tu che le hai letti tanti, che sono 4 gli elementi del superorganismo, si dimenticano della cera. Certo. La professionalità degli apicoltori per combattere le malattie, mantenere in salute l'alveare ed evitare gli spopolamenti.
Questa è la chiave per il vivaio di rinforzo e allevamento. Non ci può essere un allevamento se non c'è il vivaio vicino. Se io non so allevare una regina, è meglio che cambi mestiere, anche se ho due alveari, perché io devo essere autonomo, non devo a fine stagione andare a comprare il numero. Certo. Ho fallito. Certo. Non sono un apicoltore, sono a livello zero. L'alveare trapezzinale è favo naturale, perché dobbiamo recuperare la cera pura. La cera, se la sanno costruire, dobbiamo fare un passo indietro. La cera, e dopo praticamente diciamo i diversi, praticamente le diverse produzioni, l'allevamento, la cera, il polline, il papareale, il miele, il propolo, il veleno, l'apiterapia, l'apiaromaterapia, l'apipet didattica. Chiaramente io non l'ho sviluppata a fondo, ho detto solo cosa è e come ci si può preparare ad affrontare queste cose. L'apiturismo, io ho fatto apiturismo, ragazzi, ma grande apiturismo, vi ringrazio della vostra grande ospitalità. Ho conosciuto una fetta diversa d'Italia e dell'ape che vive in questo luogo. La fattoria apistica didattica, fare apicoltura insieme, fare apicoltura insieme, è quello che è venuto fuori stamattina, vero? Da voi romani. Ci sono tutte le componenti che devono fare apicoltura insieme, non solo l'apicoltore. E la apicoltura che c'è. Andiamo avanti, via.